Gioielli senza tempo, scrigni di cultura e bellezza sono le tante ville e dimore storiche del Veneto, 196 quelle censite in provincia di Belluno, quanto mai alla ricerca in vista della primavera e dunque del risveglio della natura di giardinieri e professionisti volti a mantenerne la ricchezza decorativa e manutentiva. Le dimore storiche hanno un tema di conservazione obbligatorio per legge per la quando 2004. Però la conservazione richiede competenze molto importanti di artigiani che abbiano capacità di lavorare sia con la pietra che con il ferro, con il legno, restauratori per gli arredi, per i decori e quant'altro. Ed sono professioni sempre più difficili da reperire perché al di là dell'obbligo non bastano solo le risorse economiche, ma serve anche la competenza di chi poi sa aiutarci a mantenere queste case. Professionisti lanciano l'allarme ai proprietari di ville e dimore storiche sempre più introvabili. Figure sempre più in calo come numerico, dal Covid in poi sono diminuite del 37% i restauratori su base italiana, quindi per noi è importante lavorare e farli lavorare anche perché vengono preservate queste capacità e competenze di mantenere quelle che sono il patrimonio architettonico della nostra nazione. Ville e dimore storiche con i loro parchi e giardini rappresentano una componente preziosa del patrimonio culturale italiano, tesori unici dove sperimentare le emozioni del tempo passato guardando con fiducia al futuro. Questi sono luoghi che sono testimonianza di quello che è il territorio in cui abitiamo. Sono stati edificati in epoche remote, spesso oggetto di conversioni di edifici precedenti, tipico in Valbelluna il passaggio da castello a villa dopo la Lega di Cambrai, quindi con l'ingresso di Venezia in queste terre, e hanno una storia e una delicatezza che richiede una grande attenzione.